Allora, oggi presentiamo un'iniziativa che insomma, vuole essere un'iniziativa leggera, anche se ha dei contenuti. E infatti è una sorta di reinterpretazione della festa di San Valentino. Quali sono le caratteristiche della sua diversità, della diversa interpretazione? E innanzitutto l'idea che si faccia la festa di San Valentino in uno scenario verde, e quindi in uno dei parchi cittadini, e in particolare in questo caso nel parco della musica. E pur ripeto, sforzandoci di mantenere il tentativo di creare un momento di socialità e di divertimento, riempiendo questa iniziativa anche di alcuni contenuti, cioè noi vogliamo che anche questa iniziativa contribuisca a far crescere nei nostri concittadini e anche nei nostri concittadini più piccoli, l'amore per i parchi, per il verde, per la natura e anche un'attenzione alla qualità di ciò che mangiamo, alla qualità e alla bontà dei cibi. Per questo abbiamo riconfermato una squadra che ha dato un'ottima prova di sé in occasione di Orti, Arti e Giardini, che si è svolta nei mesi scorsi sempre al Parco della Musica, una squadra che è formata dall'amministrazione comunale attraverso il servizio Verde Pubblico, la condotta cagliaritana di Slow Food, il Teatro Lirico, l'Istituto Europeo di Design e il CTM. Questa è la squadra e ciascuno di questi attori contribuirà alla riuscita della manifestazione. La festa vedrà la presenza di una trentina di stand che ospiteranno fiorai, vivaisti, maestri pasticceri, maestri cioccolatai e artigiani. Slow Food in particolare si occuperà della realizzazione di alcuni laboratori del gusto. I laboratori sono due, uno previsto per la mattina della domenica e uno per il pomeriggio, e si occuperanno il primo del tè, della cerimonia del tè e della cultura del tè, e il secondo dei dolci sardi, in particolare di questa meravigliosa tradizione dei dolci sardi dedicati alle cerimonie nuziali. L'ente lirico ci allieterà con degli interventi musicali e in particolare nel pomeriggio farà un concerto con un quintetto d'archi che credo sarà di grandissimo gradimento perché insomma, penso che sarà davvero un momento importante del pomeriggio. L'Istituto Europeo di Design presenta un lavoro fatto nei mesi scorsi dai suoi studenti che interviene sul futuro della nostra città, immaginando la realizzazione nel quartiere del Sole di un affaccio di grandissima suggestione sulle saline, sul parco di Molentargius e sul memorabile panorama che si può godere osservando Saline e Parco di Molentargius appunto dal quartiere del Sole. Inoltre, alla fine della serata, alle 19 del pomeriggio di domenica 14, c'è una cosa che immagino stupirà un po' tutti, perché prevediamo un concerto che, per ridere, abbiamo detto, impegnerà il più famoso cantante melodico in Sardegna. In realtà è uno scherzo, si tratta di Gio Perrino, uno dei rocker più famosi in Sardegna, che però questa volta scopriremo sotto una veste diversa, perché sarà impegnato, accompagnato al piano da Miss Claude, una pianista di grande raffinatezza, in un repertorio di canzoni d'amore. Io per primo devo dire che sono curiosissimo di vedere Gio Perrino
impegnato in un campo che non è storicamente il suo. Le sorprese non finiscono qui, ce ne sono tante altre. C'è una bravissima fotografa che costruirà un set dentro il quale le coppie che parteciperanno alla festa eventualmente possano farsi fotografare. Ci sono appassionati di cinema che hanno costruito un montaggio delle più famose scene di baci appassionati nella storia del cinema. Il parco sarà guarnito da cuori rossi e palloncini colorati. Noi speriamo davvero che innanzitutto il tempo ci assista. Se non dovesse essere, perché siamo a febbraio, del tutto clemente, potrebbe essere anche questo un elemento di sfida, cioè si tratterà di coprirsi bene e, nel caso ci fosse pioggia, ma noi speriamo nel bel tempo, arrivare con ombrelli colorati. Ma per una volta possiamo insomma anche fare eccezione a questo tempo meraviglioso che caratterizza la nostra città, sentirci un po' europei e considerare che in tante altre città d'Italia ed Europa un po' di freddo o un po' di pioggia non ferma niente, e che la vita continua anche se il tempo non è meraviglioso come quello che siamo abituati a vivere. L'invito è a venire e a occuparsi degli aspetti, come dire, seri di questa festa, ma anche a non perdere la leggerezza e a divertirci tutti assieme e passare una bella domenica in un parco.